Fare foto e video incredibili con GoPro e Dome. Oggi iniziamo questa nuova avventura del percorso Ask Giulio D 2.0 parlando delle tecniche creative, fotografiche, audio, tecnologiche legate ai tool che utilizziamo per essere dei creativi migliori. Oggi voglio parlarvi del Dome. Che cos'è il Dome? Il Dome fondamentalmente è questo aggeggio qui che ti permette di ampliare drasticamente il diametro dell'obiettivo della GoPro, e questo fa sì di poterlo utilizzare in quella che viene definita underwater photography. Infatti, qual è lo scopo del Dome? È quello di permetterti di scattare foto o video altrimenti impossibili con qualsiasi altro tool, e ti permette appunto di realizzare degli scatti in angoli impensabili. Partiamo subito con quello che è il primo tip legato alla composizione, quello che viene anche chiamato framing. Per realizzare uno shot di una certa qualità possiamo utilizzare tre tipi di angolazioni differenti, che vengono anche chiamati camera angle. Il primo è appunto quello definito 50-50, dove il dome andrà a essere immerso per metà sott'acqua e metà rimarrà al di fuori dell'acqua. Questo viene appunto chiamato lo shot 50-50. Il secondo frame è quello che viene definito underwater shot o 70-30. Quindi avremo il 70% della superficie del dome sotto l'acqua, il 30% all'esterno. Questo ci permette di porre il focus sul soggetto, e personalmente è la tipologia di scatto che preferisco, è quella con l'effetto più wow, che più mi appaga esteticamente. Il terzo e ultimo camera angle è quello 30-70, chiamato anche overwater, dove avrò il 70% della superficie del dome all'esterno e il 30% subacqueo. Questo invece mi permette di focalizzarmi sul landscape, quindi sugli elementi o il paesaggio esterno all'acqua. Avrò sempre comunque una parte del frame all'interno dell'acqua, ed è questo che va a creare l'effetto wow, è quello che va a creare appunto la divisione tra il frame esterno e il frame subacqueo. Ma per l'appunto col 70-30 andremo a concentrarci maggiormente sull'elemento esterno alla superficie dell'acqua. Il pro tip è assolutamente quello di munirsi di un liquido idrorepellente. Questo perché non fate l'errore che ho fatto io, cioè di andare a scattare foto, video e poi ritrovarsi con tutte le goccioline d'acqua che rimangono ovviamente all'esterno della plastica del dome e di conseguenza vanno all'interno del frame, quindi della foto. È possibile eliminarle in post produzione con software tipo Photoshop, per intenderci, però è un processo a volte semplice, a volte meno, ma comunque sicuramente noioso. Il terzo punto di cui voglio parlarvi è quello dell'esposizione, e nel caso specifico, visto che stiamo parlando di fotografia, di luce. Allora, fare le foto col dome è particolarmente complesso in termini di esposizione, perché quando andiamo a parlare di underwater photography abbiamo appunto due frame distinti: il frame esterno, quello che è al di fuori della superficie dell'acqua, che solitamente viene sovraesposto, e il frame subacqueo, quindi quello sotto la superficie dell'acqua, che invece solitamente è sottoesposto. Come andare a compensare questa cosa? Due pro tip. Il primo è quello di utilizzare una condizione luminosa particolarmente importante, ad esempio il midday, cioè nella metà della giornata, tra le 11 e le 3 del pomeriggio per capirci, che è un orario assolutamente sconsigliabile per qualsiasi altro tipo di fotografia. Ricordiamo che solitamente gli orari migliori per la luce fotografica sono l'alba o il tramonto, mentre in questo caso appunto per andare a compensare questi scompensi di esposizione l'orario migliore è proprio quello durante la metà della giornata. Altro pro tip importantissimo è quello di scattare in RAW, perché ovviamente scattando in RAW ho un range dinamico molto più ampio e quindi posso andare a recuperare le alte luci o le ombre. Il recupero della sovra o della sottoesposizione avviene se la compressione del file è in RAW, dove appunto ho molti più dati e quindi posso andare poi in post produzione a recuperarlo, cosa molto più complessa se scattassi in JPEG o similari. Fammi sapere se anche tu hai mai provato a scattare in underwater photography con dome o con altri mezzi, quali risultati hai ottenuto, e mi raccomando specificalo nei commenti qui sotto. E come sembrava il finale?